Da oggi la lotta ai crimini ambientali è più forte. Nella sala della biblioteca della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, questa mattina infatti, il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, e il procuratore generale, Luigi Riello, hanno firmato, insieme con i presidenti delle province di Avellino, Benevento e Caserta, e con l'adesione delle procure e delle prefetture delle quattro province interessate, due protocolli d'intesa inerenti a nuove strategie di indagine in tema di tutela ambientale. Il primo prevede l'esercizio congiunto delle attività e delle funzioni della Polizia Metropolitana di Napoli e delle Polizie Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta nelle attività di contrasto ai reati ambientali. Lotta senza quartiere quindi a chi avvelena la nostra terra e soprattutto senza limiti territoriali. Noi abbiamo sempre ritenuto che la tutela ambientale fosse un'assoluta priorità in questo territorio. Oggi più che mai che la tutela dell'ambiente ha un rango costituzionale e quindi noi già dal 2015 sottoscrivemmo un primo protocollo d'intesa, poi nel 2019 lo abbiamo distrettualizzato. Siamo in una regione in cui purtroppo il territorio è stuprato dal fiume Sarno, fiume più inquinato d'Europa, ad un abusivismo che supera il 64%, che è una percentuale spaventosa. Tutto ciò che sapete è accaduto e purtroppo in parte accade ancora, soprattutto nella provincia di Caserta per quanto riguarda i rifiuti. Abbiamo ottenuto già dei risultati importanti, lusinghieri, la Polizia Metropolitana di Napoli, comandata dalla dottoressa Re, ha raggiunto dei risultati importanti e non solo. Continueremo su questa strada. Oggi abbiamo anche i prefetti delle quattro province, quindi abbiamo un rapporto tra, ripeto, autorità giudiziaria, polizia metropolitana, i prefetti, mettiamo insieme tutte le forze in campo, lavoreremo meglio. L'intesa nasce da tre considerazioni: l'esiguità delle forze di polizia giudiziaria nel contrasto ai crimini ambientali, l'omogeneità dei problemi e la necessità di un coordinamento per affrontarli con efficacia e l'opportunità di estendere agli altri corpi di polizia provinciale l'esperienza maturata nel campo dalla Polizia Metropolitana di Napoli. Innanzitutto devo dire grazie alla Sindaco Manfredi, grazie alla Procura Generale e a tutte le procure che hanno voluto continuare questa esperienza, perché è stata un'esperienza nel 2019 ma solo di tipo sperimentale. Oggi invece partiamo con un consolidamento delle attività che ci vedono appunto presenti anche nella provincia di Avellino, Benevento e Caserta, con anche delle attività, diciamo, di indagine un po' diverse, in senso un po' più acute, perché il rifiuto non ha interruzione, migra, è in tutto il territorio in maniera, diciamo, capillare e senza soluzione di continuità. Quindi e noi andremo dietro al rifiuto in questo modo, grazie a questo intervento, a questo protocollo. Il secondo accordo riguarda solo l'area metropolitana di Napoli e prevede il rafforzamento della cooperazione tra il corpo di Piazza Matteotti e le procure del territorio, con la condivisione di informazioni e personale. La nostra regione ha sofferto in passato grandi problemi che sono legati alla gestione dell'ambiente, questo ha portato danni alla salute, all'economia, anche all'immagine della nostra regione e delle nostre aree metropolitane. Le province e l'area metropolitana hanno competenze in questo settore, quindi questo accordo sancisce una collaborazione che deriva da, viene da lontano, ma che poi deve e sarà rafforzata per fare in modo che la vigilanza, il controllo e la repressione dei reati ambientali diventi uno strumento sempre più attivo per proteggere le nostre comunità, le nostre popolazioni e i nostri territori. Tolleranza zero contro chi avvelena la terra, contro le speculazioni che ci sono, ma anche i comportamenti incivili che spesso sono legati a delle abitudini che noi dobbiamo in tutti i modi reprimere. Proteggere il nostro territorio, garantire uno smaltimento sicuro dei rifiuti, eliminare qualsiasi sversamento abusivo che spesso è collegato anche ad attività industriali illegali, al lavoro in nero, questo rappresenta un passo in avanti fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini ma anche la civiltà e la legalità della nostra regione. C'è anche un impegno da parte delle province e dell'area metropolitana di Napoli di poter impegnare più uomini e risorse in questo segmento, che è un segmento fondamentale.